Bene, buongiorno. Buongiorno da Soriano nel Cimino. Stiamo andando a vedere se nella nostra pianta di castagne troviamo qualche castagnetta. Ecco, vediamo un po'. Vedete all'orizzonte si affacciano dei nuvoloni laggiù. Ti pare possibile che io quando vi devo far vedere qualcosa ci stanno sempre le piante davanti? Mazza, che tunnel di piante! A quest'ora devono perdere foglie. Allora, dove stavano? Questa è una quercia, non mi serve qua, là, questa casa. Non è manco questa. No, stava sulla prova. A destra. Anche perché questa. Maria, scelta verso Madonna, che è l'esterno. successo? Pulizia con No, ne noi. pulisce più nessuno, sta strada tra un po'. Un albero di pino, pini secolari. Allora, come vedete sempre noccioli. Un pneumatico attaccato là. Mi spieghi che sta a fare pneumatico attaccato dentro al palo? Ma l'altra volta era più pulita, l'anno scorso. Ma come mai tutta questa sporcizia? Vabbè, non me ne frega, non fregate niente. Allora, dunque, vediamo un po'. Belle le rose, peccato che sono sfiorite. C'è il bocciolo, me lo vuoi un bocciolo di rosa? Cioè le cose non Tu che me le coglievi sempre, non me ne cogli più un vogliamo. bocciolo, me l'hai Faccio passare. passato. Già il bocciolo di rosa, hai passato pure le rose, è passato tutto. Eccolo un altro bocciolo caruccio. Basta, io ho tagliato. Non così offendo la bocciolo di rosa. Com'è romantico. Vabbè, va. Allora, no, qua era più su, qua era più su, qua c'è sta abitato Domenica, un po' più su. Se non sbaglio la casa è quella, non è manco quella, a meno che non l'ha rimodernata e ha buttato giù le altre due case che gli stavano vicino. Ecco, come potete vedere, viale Passagrano. Ah, non è che mi hanno fregato, me l'hanno tagliata qua la pianta, eh? No, perché comprare castagne ci vuole il mutuo, eh? Madonna, raga, ma che è? Oh, devo scendere a spegnerla? O va su da solo Sola, mamma anch'io? E no, sola. visto che rallentava. Chicca, non ti offendi. Ma tu taccia. Allora, dove stavo? Non c'è più manca la casa di domenica. Non c'entra niente, voglio dire. Eppure la strada è questa. Ah no, sta dall'altra parte la casa la domenica. Guardate se quella nuvola non sembra un fungo della bomba atomica, guarda. Quella sopra la montagna. Eccola, ci stiamo quasi avvicinando. Eccola, la vedo all'orizzonte. No, la domenica sta da quell'altra parte, quella che sbuca là nell'arco. Mi sembra che era qua, no? Sì, mi ricordo il cancello. Vediamo, piante secolari di. Eccola, la pianta. Tu avevi parcheggiato qua l'altra volta. E la pianta è quella. Sì, ma prima va a vedere se ci stanno i castagni. Voglio Ma mi dire. sa che qua Mi sa non che quest'anno ci cresce. attacchiamo al cavolo. Non cresce, mi sa. Vedi un po' un attimo, fammi scendere, ma. Levati. No, troppo piccolo. Fermati! Ma se non ti fermi, come faccio a guardare? Madonna, manco le castagne quest'anno. Ma qua è cresce. No, li dici ci sono per te, perché l'hanno spazzolate già. No, non mi dici. La mia pianta di castagne. No, questi hanno raccolto le nocche e si sono presi pure le castagne, chiamali stupide. Eh sì, niente. Ma l'anno scorso quando era questo periodo? Eh No, sì, dopo. dopo? Dopo? Non erano i primi? Non lo so. L'irici non ce l'ha più attaccata, quindi l'ha buttate giù tutte. Quest'anno l'ha buttate giù prima. No, non ci sono l'irici attaccati. Niente. Questi hanno raccolto le. Niente castagni quest'anno. No, quest'anno se le hanno raccolte le nocche perché sono cascate, l'hanno spazzolato pure le. Almeno un pochetto, una decina, mica dico tanto, eh. Ci sta manco una. Mazza. Ti ricordi? Vabbè, andiamo, va. Niente da fa. Niente da fa. No, quest'anno hanno raccolto le nocche. L'hanno pure pulito e manco una castagna, si sono accorte pure. Madonna, io ho sto raffreddore che non mi passa mai. I nocciuoli! Hanno raccolto le nocciuole insieme alle castagnuole! Carogero! Sono disperata! Tocca provare sulla strada che va a Canepina. Sono per la montagna. Per forza.
Ma no, sono cascate prima quest'anno le castagne, ci gioco le balle. Perché sulle, sulla pianta c'è più manco un riccio. Quindi. No, niente. Niente, ho beccato un raffreddore che non mi si passa più. Come vedete, all'orizzonte, vi stavo dicendo prima, compaiono le prime nuvole che non servono a niente, se non a farti venire la voglia di panna. No, mi sta per in voglia di panna. Questa è lucertole. Eh? Queste lucertole. Ecco, questo si ferma per far passare lucertole. Che devo no. schiacciare? Ho capito, ma dove l'hai vista una lucertola che c'è tanto? Passa per terra. Ah, tu l'hai visto passare una lucertola? Del là comunque? Madonna santa. Le lucertole. Non vedi da qua a là, però vedi una lucertola che passa. Vabbè, altre piante di castagne e occhiali non stanno. Io senza occhiali da sole sono rovinata. Allora, niente, noi le volevamo portare castagne con noi. E invece voleva, no, c'erano niente. Niente, niente. Se può, qua sempre il solito paesaggio, le olive ascolate sulla mia testa, poi una pianta di pesche disperata. Ah, qua ci stanno le pesche, madonna, tutte le persiche. Persiche. Sì, ma sono tutte secche. Questa qui, allora dall'altra parte c'erano le nocciole tostate, no, ma qua invece, ecco già tostate. Qua invece la maggioranza è le olive ascolane, certo, anche di qua come vedete nocciole, querci secolari e niente castagne. Ecco, l'altra volta sono venuto giù da qua e sono venuto giù dritti, no? Yahoo! Ti ricordi? Ecco sì, siamo venuti da là l'altra volta. Siamo venuti da qua, passiamo a andare giù dritti. Ecco qua, beh ragazzi, io sono delusa e affratta. E vi lascio con questo messaggio di nocciole tostate e di olive. Quantità olive ascolane, dietro le olive ci stanno le nocciole. Madonna, mi entrano nausea. Le nocciole, 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 nocciole. Tra l'altro adesso non raccolto le nocciole. Avranno finito di raccogliere nocciole, sì, perché tra Toretti ne avevamo un po' trati oggi. Ecco, lo volete, all'orizzonte niente che minacciano, non manco minacciano niente. Te fanno venire solo voglia di panna. Ecco, adesso dopo la curva vi faccio vedere il bel panorama del castello del Soriano, l'unica cosa che mi può consolare è questo bel panorama, questa bella. No, c'erano i ricini per terra! C'è sta una pianta. Qua c'ho 5 ricini per terra, dove gli altri? E che ne so, da qualche parte staranno. Niente, questo pure è il castagno. No, io dentro i terreni degli altri non ci vado, mi dispiace. Cazzarola. Poi oltretutto sta zona è battuta da ricinghiali. Io voglio essere battuto da loro. Vorrei fare un brutto incontro. Vabbè, sì, infatti si può notare, vedi, c'è sta il filo spinato, me lo faccio entrare i cinghiali, come se il cinghiale non saltasse. Vabbè, all'orizzonte laggiù c'è la rocca. Ecco, adesso cominciamo a ballare. Insomma, vabbè, io non ho capito qua se ci stanno alcune abità o meno. L'hanno pulito, quindi ci stanno abità, certo, vabbè. È più trascurata la parte là da e qua più pulita. Ci stanno e ci danno. Questa l'altra volta ve l'avevo fatta vedere ad andare in giù, adesso la vedete in giù, infatti avete visto la faccia della chiesa di San Giorgio, adesso vedete il curetto. Sta chiesa l'hanno restaurata e tutto, dentro crolla. Sì. Mazza quante impalcature ho. Là potete vedere a Milano il castello, lassù in alto il castello Orsini, sta volando tutto dietro, vedete questa, ecco, l'altra volta venendo in giù non l'avete visto, adesso andando in su voi godete anche il panorama del castello, lassù c'è sta il castello. A proposito, quando ci sono, ma che bello il castello Marcondino, un dirondello, oh che bel castello Marcondino, un dirondà. Vabbè, lasciamo stare. Allora, c'è sta il coso medievale là, quando lo fanno? Mi tocca a guardare. Sì. Le strade, no? Il Soriano medievale, ti ricordi che fanno? I falconieri quando ci stanno? Sabato? No, no, quello voglio andare a vedere. Sì, sì. Che fanno dei falchi? Sì, sì. Ti ricordi che si prende sul castello? Che Ivan era piccolo? C'erano tutti i cosi fuori dalla porta del castello che sono andati dentro, ti ricordi? L'ho pagato la nuova volta, sì. Ma non si...
che c'è dietro, non si pagava. Ma le belle rose, un bocciolo quest'anno, neanche un bocciolo di rosa. Vabbè, siamo arrivati a Soriano, nella cava di Saluto, delusa amaramente di non aver trovato le castagne. Che stanno a fare quelli? Anna, ma fatti i cazzi tua? No, voi sono curiosa. Ho capito, ma che te... No. Non so, quelle piattaforme là... No, per il mondo. Che avranno fatto? Sono rimasti chiusi fuori casa. Ma che te frega? E no, sono curiosa. Ma fatti un paio di calzoncini corti contro tutto il tempo a quella con sette. No, mi stanno male. No, ci stanno bene così. Che è successo? Mi si sono fermato. Proprio qua, proprio te io dico il massimo... Signora? Ma che lo fa passare bene la signora? Come posso passare la signora? Che fa? Metti l'alzo e aspetta, Ma dietro un pezzetto di giovanna. Quello dicevo io. Ma sì. Ci provavo. È piccolina. Insomma, non... mi pareva strano che non avevamo trovato i trattori, trovavamo... Intanto mi faccio i cazzi miei, ma... Chi se l'ha successo? Deve stare chiusa fuori casa. Andiamo, Anna, ma te... Non mi dico che si è passeggiato di chi? Questo si è parcheggiato. No, te prego. Ma vedi se ci passi, se no c'è... No, abbi pazienza, raga. Voi mi dite perché non smetti di fumare. Ecco, perché fermo, che mo viene giù pure quest'altro. Sona, gli calò! Questo chi ha detto? Dice, ma che stai a fare? Ah no, mi si è fermata. Ah no, forse questo è il soccorso. Ci passi, calò, ci passi. È il soccorso. No, non è il soccorso. Non ci passa. Si è fermato, sta qui. Ah, non gli parte la macchina. Se non gli parte. Ah, no, ho capito, però io pensavo di se è parcheggiato, se è pazzito. E questo mi sa che è il figlio. Che ve ne l'aiuto. Sì, sì, è il figlio. Perché già l'ha guardato storto. Le figlie si sa perché quando li chiami l'aiuto. Ah, una cosa da sotto. Ecco, quindi viene a piappa. Ecco. Vabbè. Io non ho trovato le castagne. Per comprare anche una castagna tocca spendere 10 euro. Che? Io ho cercato una fiorentina in questo prezzo. Egoista. Egoista. Magari, a me la fiorentina non mi piace. Poi magari trovi pure un moccato tinta, no? Ti apri 10 euro e te la no, mangi. No, io le più short, mica sacchettino. Sì, short come ti natura se tinta ci fermo a meno. E sono bucati. Allora tu non sono manco bucati. E busso, se mi esce fuori il verme c'è sta verme, se ne esce fuori nessuno c'è sta nessuno. Che cazzo te ne ce lo metti fa? Ma c'è chi che si ferma? Allora mi porti su per il monte. E poi ti porto su per il monte. Su per il monte, invece porti su per il monte. No, su per fai, su per il monte, a castagne. Ma guarda questo. Insomma quest'anno non mi fa manco mangiare una castagna. L'anno scorso sono entrato in nausea. L'esse, arrosto, a marmellata. Quest'anno ma cura, Perché stai a ridere? Mi chiede che gente dice bruciatele l'ingoggio. Hanno sono troppo caro. Cioè veramente. Non sapevo che minchia te bruciatele l'ingoggio, Ma infatti, ma solo voi ci avete. Comunque mi ci porti su Piemonte? A castagne? Ormai sono cascate, quest'anno sono cascate prima. Io pensavo quest'anno, a meno tu caldo arrosto mi fai comprare da pasta grande, non vanno tanto a cartoccio, No, dai, a cartoccio non vanno parecchio. No, 8 euro a cartoccio. Sì, 8 euro a cartoccio, glielo fico sa dove è cartoccio. Sono arraggiati che sono di come tu tirchi. Sai quando tu fai un cagare un cartoccio di caldo arrosto? Il tirchio sei tu. Il mio cane ci fa cacare la bistecca. Dai, io sta bistecca. Non mi piace la fiorentina. Cartoccio. Lo odio quando fa così, lo odio, vabbè chiudo il vlog disperato, al prossimo.